roba da pazzi, non è vero? Tu non sei pazzo, sei malato. No, ti sbagli, i malati non siamo noi, è la nostra società a esserlo. O non hai visto cosa sta succedendo là fuori? La pandemia. La fine del mondo. Tutti pensavamo fosse morta. Certo, a parte la madre, che non aveva perso la speranza. Quando la vedrà, le verrà un colpo. Senti, sua figlia è ancora viva. Tutto il resto non avrà importanza. L'avete trovata? Abbiamo trovato sua figlia. Si chiama Sayoa Blanco. È scomparsa circa 3 mesi fa. Posso aiutarti? Tutto ok? Dallo stato dei suoi occhi e in generale del suo fisico, deduciamo che sia stata imprigionata a lungo. Si riprenderà. Dovrà essere valutata da un neurologo. La ragazza come sta? Al momento è sotto shock. Non abbiamo alcuna pista da cui cominciare a indagare. Visto il grave stato di emergenza, tutto il personale sarà impegnato altrove. Dovrete occuparvi di questo caso da soli. Hanno setacciato i dintorni, interrogato i criminali della zona, ma senza risultati. Dovremo cominciare da zero. Dottoressa, qualunque cosa la ragazza dica o disegni potrebbe esserci di aiuto. L'ultima cosa da fare ora è spingerla a ricordare cosa è accaduto. Il suo rapitore potrebbe sparire. Oppure sequestrare un'altra ragazza. Quanti erano, Sayoa? Non possiamo perdere altro tempo. Ora dici quello che sai o sarai accusato di favoreggiamento. Certe persone come possono? Lo prenderemo, vedrai. Questo è solamente l'inizio! Sembra la fine del mondo. Forse è così davvero.